Siamo col cavaliere Michele Galioto, consigliere del comune, nonché presidente della commissione bilancio di Termini Imerese. Com'è la situazione finanziaria oggi a Termini Imerese? La situazione finanziaria, buongiorno dottoressa Giunta, buongiorno a tutti i telespettatori. La situazione finanziaria del Comune di Termini Imerese è molto critica perché c'è poca liquidità, perché appunto si riescono a soddisfare solamente i servizi essenziali e quindi è una situazione molto, molto in bilico, per cui diciamo così, ci vorrebbero delle azioni forti a partire dal recupero di una forte evasione fiscale. Scale dei tributi locali. Secondo lei queste azioni quale potrebbero essere? Ecco, come le accennavo, proprio quelle di intanto recuperare, far pagare chi non paga. È chiaro che noi, l'amministrazione non vuol far pagare chi non può pagare, perché chi non ha e non può e dimostra che non può pagare, ma chi può pagare deve pagare. Quindi i grandi contribuenti, e mi risulta che Termini ce ne siano diversi, grandi contribuenti che hanno la capacità economica di pagare e non pagano. Quindi il motto deve essere pagare tutti. Pagare meno, ma pagare tutti. Lei, come abbiamo detto, è presidente della Commissione Bilancio. Il bilancio si deve per forza chiudere entro il 31 dicembre. Come si fa? Lì ci sono gli uffici preposti, c'è l'assessore al bilancio che stanno lavorando incessantemente in questi giorni, anche perché devono chiudere il previsionale, pensi un po', addirittura 2016, che certamente non doveva essere compito di questa amministrazione, però nonostante le difficoltà ci stanno provando e sono certo ci riusciranno. Lei ha presentato una mozione per la vendita del Grand Hotel delle Terme. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Perché proprio questa mozione alla vendita? Ecco, intanto per correttezza devo dire che la mozione è stata presentata io sono il primo firmatario, però l'ha presentata tutta la quarta commissione al bilancio, la commissione permanente al bilancio del Comune di Termini Imerese. Formata da? Formata dal sottoscritto, dal consigliere e vicepresidente del Consiglio Franco Gelardi, dal consigliere Vincenzo Fasone, dal consigliere Salvatore Edilisi. Quindi due consiglieri di maggioranza e due di minoranza. Secondo voi Termini Imerese sarà riqualificata vendendo il Grand Hotel? Secondo me il Grand Hotel, dottoressa Giunta, è una grande opportunità per una grande attività produttiva nel territorio. Attualmente è sottodimensionata e sottoimpiegata. Basti pensare che è da giugno 2015 che è chiuso per lavori di ristrutturazione, ma se lei fa un lavoro a casa sua non so se dura circa 3 anni. Quindi in questi 3 anni Termini Imerese, Città delle Terme, è stata mortificata, per cui non solo il Grand Hotel non svolge la sua attività di ricezione alberghiera, ma anche le terme sottostanti non vengono utilizzate da tutti gli utenti cittadini della provincia, della regione e in ambito nazionale o addirittura internazionale, con grave nocumento per l'immagine di Termini Imerese, per l'economia termitana e per tutto quello che ne deriva. Il Comune di Termini Imerese però deve dare 3 milioni di euro alla ditta che fino a qualche anno fa era il gestore. Sì, sicuramente non è solo questo il problema, perché la storia del Grand Hotel, dottoressa Giunta, risale al 1989, quando ci fu quell'accordo, probabilmente capestro, che riguardava il comune di Termini Imerese e la gestione. Quindi io credo che quando si debba negoziare una cosa, questa debba essere fatta nell'esclusivo interesse della città di Termini Imerese e dei termitani. Attualmente il Grand Hotel ci è costato solamente interessi da pagare e nulla in più. Abbiamo, tra virgolette, un gioiello di famiglia di cui non ne facciamo nulla. L'abbiamo sul comodino, ci crea solo debiti e non crea nessuna opportunità di crescita, di lavoro e di attività produttiva seria, innescando proprio una catena attorno al Grand Hotel delle Terme. Oltre al Grand Hotel, riqualificazione, Termini Imerese, quale ha bisogno?
Sicuramente tutta la zona che riguarda il Grand Hotel delle Terme, e quindi mi riferisco alla Piazza Bagni, alla Via Felice Cavallotti, alla Via Bagni, alla Via Porterculia, al quartiere Rocchecelle, perché lei si immagina un gioiello incastonato nell'attuale territorio deturpato che ha bisogno di una riqualificazione. Di questo ne sono certo. Poi evidentemente anche allargare il progetto di Parco Termale con le vecchie terme, con la Villa Guglia e con tutto quello che ne deriva, dico, potrebbe essere la prima attività commerciale e imprenditoriale di Termini Imerese. Tra le tante proposte che in questi mesi lei ha fatto in Consiglio Comunale, una importante riguarda l'ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese, dove non esiste un cardiologo H24. Com'è finita questa proposta? Io ho avanzato una richiesta al sindaco che l'ha fatta propria e ha avanzato una richiesta al direttore generale dell'ASP. Allo Stato non abbiamo risposta, però ritengo che la salute non ha bandiera, va al primo posto al di là degli schieramenti politici e che un nosocomio come quello di Termini Imerese, l'ospedale Cimino che racchiude diversi centri qui dei nostri dintorni, del nostro comprensorio, non può essere mortificato dalla mancanza di un cardiologo. Molto spesso succede che si va in ospedale per un malessere e gli dicono, come è successo, come molti amici e concittadini mi hanno testimoniato, per avere un mal di pancia, invece poi al posto di un mal di pancia era un infarto in corso e persone che purtroppo sono decedute proprio per la mancanza di un cardiologo. Grazie al cavaliere Michele Garioto, alla prossima. Grazie a tutti voi, buona giornata.